anni di promesse fatte anche dalla, anzi non anche, ma soprattutto dalla consigliera Tocchetto. Sì, non preoccupatevi, facciamo promesse fatte ai consiglieri che sollecitavano interventi. È stato veramente un momento nero, forse uno dei più neri riguardo la natura, il verde dell'amministrazione passata. È stata veramente una pagina brutta. Si è distrutto totalmente. L'orto botanico di Treviso, la cui vita si deve al professor Gianni Anselmi, grande studioso delle piante scomparso circa un anno fa, segna le battute iniziali del Consiglio Comunale di ieri sera e il primo ufficiale acceso botta e risposta tra maggioranza e opposizione. È stato bloccato da anni dall'ingegner Spigariol, che per anni, come dire, non aiutava nel progetto. Perfino io l'ho, come dire, incalzata molte volte anche come presidente di commissione. Per cui che lui venga a dire che finalmente è ripartito, no, finalmente sta funzionando. In mattinata la maggioranza ha diffuso una nota condannando l'intervento della consigliera Tocchetto, parlando di caduta di stile nell'attacco ad una dipendente comunale in quel momento assente. Tocchetto ha difeso il progetto che ha visto al lavoro sull'orto botanico i ragazzi del liceo scientifico di Treviso seguiti dal professor Michele Zanatta, ma a lei è stato contestato il taglio di fondi da parte dell'amministrazione Manildo. Intanto ieri il sopralluogo del sindaco Conte e dell'assessore all'ambiente Alessandro Manera proprio sul sito di San Paolo. Lo riporteremo al suo stato originale. Stiamo valutando la salute delle piante che sono rimaste, le ripianteremo esattamente come l'ha voluto il professor Anselmi, ne aggiungeremo qualcuna sempre seguendo quello schema. Si pensa che dovremmo piantumare tra le 20 e le 25 piante all'interno.